Buongiorno amici, ben ritrovati, eccoci qua, andremo ora a intervistare il nostro amico Gianluca e del Self Made Man, che è un club di tuning. Buongiorno Gianluca, benvenuto, benvenuto a tutti voi, siete Gianluca. Tantissimi. Allora Gianluca, parlaci un attimino un po' di questo club, come è nato? Raccontaci un po' qualcosa. Il club allora è nato nel 2009, okay. Un'associazione da un gruppo di amici più che di tutto, con tante esperienze precedenti di altri raduni, okay. di anni e anni di modifiche e compagni. Siamo trovati e abbiamo detto, ma sì, mettiamo su un club e via. Ma sì, così ci facciamo una cosa nostra come piace a noi, che ci riconosciamo con i colori e via. Ma ascolta Gianluca, ma dimmi una cosa, ma come mai questo colore verde? Perché ci piace spiccare rispetto agli altri, noi abbiamo dei gusti un po' particolari, così usciamo e ci riconosciamo nella folla. E avete un logo per caso? Lo mostriamo ai nostri amici a casa? Più che logo direi una mascotte, aspetta. Ecco, questa qua dovrebbe essere teoricamente la mascotte, che tra l'altro ha un nome che c'è veramente molto particolare. Da spiegare. Che è la boia. Ecco, però spieghiamo insomma, cioè non è che diamo un nome così a caso. La boia è un insetto detto in piemontese, la boia del pane, una farfalla che viene nel pane, la farina. La boia panatera in piemontese, noi abbiamo preso la boia e basta. Ok, perciò praticamente siete come dei bruchetti, insomma, esatto. Piccole modifiche. Ok, allora dai, una cosa volevo chiederti io. Senti, per quanto riguarda quest'anno di raduni, che cosa fate, che cosa avete in previsione? Allora, noi faremo un raduno il 25 aprile a San Ponso, in provincia di Torino, vicino a un paese che si chiama Rivarolo, posto in cui abbiamo fatto raduni per anni. Con altri nomi, comunque avremo corrente, avremo tante cose per tutti, categorie DJ, un po' particolare ma bello. Ok, invece l'anno scorso che cosa avete organizzato? L'anno scorso abbiamo fatto il primo Boia Panatera Tuning Show e... Sorridiamo per il nome, sai? Mi viene immagino questo è il primo bruchetto Tuning Club, roba così. Che l'abbiamo fatto nel nostro paese di fondazione, diciamo, sì. A Feletto Canavesi in settembre, è stato un raduno che ha avuto un buon seguito di pubblico e ha avuto un successo anche nel paese per i commercianti e compri, quindi siete molto soddisfatti. Ma ascolta una cosa Gianluca, ma quanti iscritti siete in questo club? Al momento siamo circa una ventina, purtroppo qua non siamo tutti per ovvi motivi e niente. Tutti rigorosamente verdi, vero? Tutti rigorosamente verdi e guai se togliamo questo verde, perché non si può. La dobbiamo riconoscere. Ascolta una cosa Gianluca, ma avete qualche gadget particolare? Per chi si iscrive al club? Certamente, noi al momento dell'iscrizione diamo questa maglietta bellissima verde. Questa per forza, guai. Ma immancabile come maglietta. Immancabile, poi ovviamente due copritarga, un anteriore e un posteriore, più cappellini, cose del genere, a seconda un po' anche della persona, ecco. Ecco. Perfetto. Allora ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui. Vogliamo dire il sito, se avete un... Sì, infatti. Certamente, noi abbiamo il nostro sito è www.smm-tc.com. Mi raccomando, okay. Sì, esatto. Sì, perché altrimenti non ci trovate. Siete presenti anche su Facebook? Certamente, con l'indirizzo email info.smmtc.it ci trovate. Okay, perfetto, dai. Niente, ragazzi, qua dietro c'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Ciao, allora ragazzi, dai, un saluto generale agli amici di Your Tuning. Salutiamoli, saluto a tutti. A casa di Your Tuning. Ciao a tutti, ciao. Ciao ragazzi, a tra poco. Ragazzi, a dopo.